Ma questa sfida di fare una striscia al giorno sul Covid-19 è iniziata un po' per caso, anche perché c'era stato un altro editore che nel momento in cui ancora il lockdown non era bello stretto, invitava comunque i lettori ad andare in libreria, insomma, a cercare di mantenere un po' attiva l'economia libraria. E quindi c'è stata una prima striscia in cui io invito ovviamente i lettori ad andare in libreria, ovviamente con tutte le precauzioni necessarie. Dopodiché, siamo lì che io e mia moglie stiamo preparando una gita così alla Pietra di Bismanto, arriva il messaggio di Conte, maledizione, faceva sempre ovviamente la sera, così magari ti fregava il giorno dopo, e dall'8 di marzo noi siamo entrati in zona rossa in sostanza, quindi l'Emilia Romagna era in zona rossa, era in lockdown, eravamo chiusi a casa sostanzialmente. E niente, ho cominciato con una piccola striscia, poi ne ho fatto un'altra. E poi ho detto, ma perché non continuare? Anche perché intanto non è che avesse tanto di più da fare. Sì, stavo già disegnando un altro libro, però insomma c'era il tempo per farlo e anche per mantenere un po' così i contatti con i lettori, per tirarli un po' su di morale in questo momento. E da queste prime strisce sono state appunto una serie di strisce quotidiane che sono durate per 52 giorni, tempo in cui è durato il lockdown a Parma. E con la liberazione del 4 maggio, che era la cosa bellissima perché abbiamo avuto il 25 aprile, appunto il giorno della liberazione dell'Italia, quando raccontava Giovanna, allora domani è il 25 aprile, il giorno della liberazione, la Giovanna fa, ma non è il 4 maggio, è il giorno della liberazione, per cui insomma c'era questa cosa qua. Allora, realizzare una striscia al giorno è stata una sfida che ho lanciata a me stessa, anche perché non l'ho mai fatto prima. Non ho mai lavorato così sul... Sì, qualcosina l'ho fatto quando lavoravo per la Gazzetta di Parma, che magari c'era da fare una striscia riguardante un qualche argomento, fare della satira sociale, però così, continuata, tutti i giorni, senza sapere cosa avrei disegnato il giorno dopo, è stata veramente interessante. Volevo vedere se riuscivo anche a fare una cosa del genere. Per cui, non so... A volte qualcuno avrà notato che le strisce uscivano verso sera, verso le 7 di sera, 7 e mezza, anche perché magari durante il giorno o non avevo tempo, perché comunque l'impegno di gestire una famiglia era sempre presente, oppure perché magari non avevo un'idea precisa di cosa fare. E quando arrivava metto lì, disegnavo, scrivo, insomma con uno stile abbastanza veloce, insomma quello che utilizzo per fare a volte anche le recensioni cinematografiche, per cui non è che mi impegni più di tanto, però insomma c'era sempre questa striscia che arrivava alla fine. E sono rimasto stupefatto io stesso di esserci riuscito e di avercela fatta, anche perché devo dire la verità che gli ultimi due giorni, a parte che me ne sono preparate perché veramente non ce la facevo più, e se fosse continuata non so cosa avrei sicuramente trovato qualcosa di nuovo, però cominciava veramente un po' a far fatica. Allora, innanzitutto, per me disegnare ovviamente è una cosa che mi rilassa molto, per cui per certi versi forse era anche terapeutico, insomma, per me potermi ritagliare così, un paio d'ore, mettermi lì e fare questa striscia. È ovvio che facendola tutti i giorni, dopo un po' sì, ho cominciato verso la fine ho cominciato a avvertire un po' la fatica di questo impegno che mi ero preso nei confronti di chi mi seguiva, insomma, sui social. Però insomma devo dire la verità che col miraggio del 4 maggio anch'io alla fine ho detto dai, facciamoci questo ultimo sforzo, e devo dire insomma, che è andata abbastanza bene. Ma un film action con un virus, pare che ne sono già stati fatti, anzi sono stati mandati a profusione durante tutto per ricordarvi che se uscite morite, per cui è stato bello anche questa cosa qua. Ma di action hero ce ne sono talmente tanti, per cui vuoi negare un film sul virus a The Rock, ad esempio, a Dwayne Johnson, lui ne fa a nastro, per cui potrebbe essere pronto anche per combattere un virus. Però potrebbe essere interessante fare del virus l'eroe del film, cioè per cui fare qualcosa, cioè che lui sta cercando di liberare la Terra dagli esseri umani, per cui potrebbe essere una lettura di questo tipo, insomma, non so se ci saranno dei sequel su questo film, però sì, potrebbe essere una cosa del genere. Vabbè, l'unico supereroe dei fumetti, anzi gli unici due supereroi dei fumetti che potrebbero combattere un virus sono Deadpool e Wolverine, che come noi nerd sappiamo sono gli unici che hanno un fattore rigenerante che può guarirli da qualunque cosa, per cui direi che sì, sono loro.